con la mano tremante, iniziai a scrivere. Così, Pisticci e la sua festa. Era un povero e semplice frate, ma nelle sue mani aveva la ricchezza più grande del mondo. Lei è sempre lì, a spiare il mondo. Ma alle volte cambia faccia. Fratello mio, stai attento. Dammi il tuo orecchio. Perché tu possa ascoltare. Dammi la tua mente, perché tu possa capire. Dammi il tuo cuore, perché tu possa amare. Parliamo del dolore dei 19, delle 19 famiglie delle vittime di Nassiriya. Bentornati a noi. Sono partiti, portando nei loro cuori la parola più bella che esiste al mondo. Pace. Basta, padre. Se continuate così, rendete la mia partenza ancora più difficile. Ma voi credete che per me sia facile andare via di qui, lasciare te, la mamma, i miei fratelli e queste case bianche, con la chiesa, che mi hanno visto giocare da bambino, con le donne sedute davanti alle loro porte, che mi raccontavano il loro passato da contadine. Voi non immaginate nemmeno. Quanto ci siete mancato, quanto attendavamo il tuo rientro. E mi ricordo quella volta, quando siamo andati al postale ad aspettarti e tu non c'eri, scese tutta la gente e mancavi solo tu. E mi ricordo che rammaricati ce ne stavamo tornando a casa. E invece proprio giù nella piazza di San Rocco, vedemmo arrivare questa macchina nuova. In fondo era la macchina che noi avevamo sempre sognato. E dentro quella macchina c'eri tu. Ci caricasti tutti e ci portasti al mare. Quello per me fu il giorno più bello della mia vita. Certo che Rosalia, tua sorella, è bella come la luce del sole. Mio giovane amico, non mi dire che ti stai innamorando. Innamorando non lo so, ma di una cosa sono certo, che ogni volta che la vedo mi batte forte il cuore. Davanti alla Vergine Santissima, io vi dico che sono innamorato di voi e a lei raccomando il nostro amore. Perché vi devo dare un regalo molto prezioso. Caro nipote, quando leggerai questa lettera, di sicuro io non ci sarò più. Pietro è tua figlia, ti ha aspettato tanto in questi anni. Parlava di te con le sue amiche, del tuo ritorno. Sì, ma la cosa per adesso non mi riguarda. La maternità ti ha reso ancora più bella. Guarda che bei fianchi che hai fatto. Perché non lasci questa bambina da qualche parte e dedichiamo un po' di tempo tutto per noi? Hai capito la bella Maria? È riuscita persino ad abbindolare il povero vedovo. Pensate, potreste riconoscere ancora i vostri due figli. Mio caro Salvatore, devi sapere che i miei figli sono quelli che io ho avuto con la mia attuale moglie. Che ho già provveduto a riconoscerli. Certamente
mi fa molto piacere che Maria finalmente possa coronare il suo sogno d'amore. E che dire, la guerra è finita. E anche le donne o le sprovvedute come Maria hanno tutto il diritto di trovare un uomo che si prenda cura di loro. Sono stufo le tue continui controlli. Non ne posso più. Ma quando te lo metterai bene in testa? Che io non sono più un ragazzino. Sono un uomo ormai. E della mia vita faccio quello che voglio. Ho chiesto, mi ha detto, no, bene, bene, bene. Papà, lo sai com'è fatta la mamma? È sempre esagerata nelle cose che dice. Sì, è vero, io lo ammetto. Ho bevuto un po' di liquore. Ma che sarà mai? E quando lei se ne è accorta, ne ha fatto subito un dramma. Vince, vince, rivigliate che è aperto, rivigliate, se no il treno è aperto, rivigliate, rivigliate, che è aperto, io due, io due, ma lei è una famarazza, ma a me mi muove così, sai, ma certo, che te devo un po' capire, via, via, io devo venuto per andare al papà, Maronna, ma che sei bello, sa com'è, io vengo dal nord, lo so, e allora al nord, io al nord non ci sono mai stato, sono arrivato, non zaccio manchi coma a questo Roma con tutte queste cacchie triene che non arrivano, ci ho messo una giornata intera. E per questo che io mi trovo qua. Scrivo che amore dico io. Allora. Eppure ho capito subito una cosa che secondo me tu sei amica di San Vincenzo mio. Perché quando ti ho visto arrivare ho sentito quella cosa che ti si muove tutto, insomma, dallo stomaco. Io purtroppo non sono tanto bravo per lei con l'italiano perché ho studiato poco e niente. Però ho capito subito che ti ha mandato San Vincenzo. Perché... Finalmente ho ottenuto quello che ti meritavi, brutto ricchione. Erano mesi che mi provocavi. Che bello, mio. Michele, vieni a aiutare. Sono dei maledetti. Questi sono dei maledetti. Gente senza scrupoli, ignorante. Ma ti rendi conto? Ti hanno ammazzato. Non c'è più. Ha 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 ha
Ma la sai una cosa? In questo posto, proprio lì dove sei seduto tu, veniva sempre a mangiare Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini? Oddio, non ci posso credere. A parte lui è il mio regista preferito. È venuto qui anche l'ultima volta. È la sera prima che lo trovassero morto lì allo scalo. Mamma mia. Proprio qui, a questo tavolo. E lo credo un sogno. Perché io riesco a sentirti. Riesco a sentire la tua voce, il tuo profumo, a toccarti. Allora è vero che l'amore tra una madre e un figlio non potrà mai finire. Fallo per me, perché c'ho paura. Ho paura che... Non lo so, guarda. Prendi presto tutto quel che vuoi e faranno in modo che il tuo viso sempre stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco. Vecchio. È uno dei tanti che mi supportano in questo amore, in questa commozione che mi ha preso il cuore da una quindicina di anni a questa parte. Io mi commuovo appunto e mi impegno quando posso, come posso, nel mio piccolo, per i diritti degli animali. Quante e quante volte passiamo disattenti in mezzo a moltissimi fatti della vita che invece meriterebbero la nostra attenzione. Ad esempio, le bombe buttate sui bambini solo per un interesse economico già basterebbero per fare una rivoluzione. Ed io poi ho individuato nei diritti degli animali e nella violenza inferta a questi, nella loro fragilità, nella loro purezza.